Siamo a Sanremo Fixing con Rita Canalezza, operatrice culturale che più o meno 20 anni fa ha creato, è stata una delle creatrici di un evento molto importante. Ce lo può raccontare? Si chiamava Provocarte e era una provocazione rispetto al tempo di allora perché chiedevamo agli artisti a livello internazionale di rispondere a una nostra richiesta di creare dei progetti e delle idee apposta per alcuni siti specifici di San Marino. Questi tre luoghi particolari erano la ex galleria ferroviaria al Montale, l'ex monastero di Santa Chiara, che allora era in un momento di trasformazione, no? Da una funzione che era prima appunto di monastero a quella che poi dopo sarebbe diventata luogo dell'università. Al momento era un luogo, insomma, non adibito a niente, se non... il luogo in cui si stava costruendo il parcheggio multipiani. Quindi era una enorme voragine piena di ruspe, di attrezzature per scavare e costruire poi quello che sarebbe stato il parcheggio multipiani. Quindi era una provocazione perché questi luoghi erano veramente particolari. L'ex galleria ferroviaria Montale non era mai stata aperta dopo la Seconda Guerra Mondiale, nessuna delle gallerie vennero più aperte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi fu anche molto ardito per noi riuscire ad arrivare fino in fondo perché però l'iniziativa ebbe da un certo punto di vista veramente molto successo. Arrivarono 500 progetti, forse di più, oltre 500 progetti. Gli artisti selezionati furono circa una sessantina e si realizzarono questi 60 progetti sul territorio in questi tre luoghi. All'interno della giuria vi erano Lucio Dalla, Sandro Pascucci, Roberto Daoglio, il professor Roberto Daoglio da Bologna e Gilberto Rossini. L'iniziativa venne organizzata, era ideata dalla sottoscritta, da Marco Mussoni, da Cesare Padovani, e a coordinarci era Gemma Cavalleri, che allora lavorava al Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura. Insomma, eravamo un team molto giovane, perché noi avevamo circa 22, 23, 24, 25 anni, insomma, eravamo molto giovani. E arrivarono appunto tutti questi progetti, li realizzammo e alcuni di questi erano veramente erano delle provocazioni. E uno dei progetti che fece più scalpore, insomma, anche perché era molto, insomma, si vedeva bene nella città, era la prima macchinina del parcheggio multipiani. Werther Germondari, questo artista romano, chiese di parcheggiare la prima macchinina in un parcheggio che ancora non esisteva perché lo stavano costruendo, quindi ideò questo piano immaginario che però doveva essere costruito attraverso un raggio laser e quindi durante la notte c'era questo raggio laser blu e questa macchinina parcheggiata su questo raggio laser, era una Fiat 1. Questa macchinina durante la giornata però era sospesa da una gru e sembrava una cosa assurda alla cittadinanza. Durante la notte invece l'intervento era molto spettacolare e anche poteva essere capito meglio. Il terzo giorno questa macchinina veniva sganciata all'interno della voragine. L'iniziativa terminò in questo modo. Si trattava di diverse performance, esposizioni che in circa 2 o 3 settimane ebbero luogo e l'ultima iniziativa fu questa di Werther Germondari. Ma oggi noi abbiamo, e arriviamo al punto, ci è rimasta un'opera tra i tanti artisti, tra cui, non so, Enzo Umbaca, Eva Marisaldi, oggi diventati famosi, anche Werther Germondari, lei stesso, diventati insomma artisti importanti nella scena culturale italiana. In realtà allora ci fu anche questo artista che oggi è un artista importantissimo, che è Maurizio Cattelan, che ci lasciò proprio un'opera, il suo intervento all'interno della ex galleria ferroviaria Montale. E per tanto tempo la galleria, dopo il nostro intervento, è rimasta chiusa nuovamente, adesso è aperta. E quest'opera è rimasta e
e le nostre segreterie di Stato, quella di prima e quella di adesso, al territorio, stanno sistemando, hanno fatto in modo che si conservasse, ma soprattutto il Museo di Stato la sta consolidando. È un'opera che è importante, è un'opera importante di Maurizio Cattolan, non è un'opera giovanile, insomma, perché è la sua, potrebbe sembrare la sua firma, la scritta Cattolan con tre T, che ricorda un po', sembra che ricordi San Marino, in realtà ci rimanda al mondo. In realtà ci rimanda al Monte Golgota con le tre T, quella nel mezzo più alta e più grande, centrale, quella la centrale più alta e più grande, e quindi ci rimanda la storia contemporanea, cioè ci riporta la storia delle nostre gallerie, che erano luogo di sofferenza ma anche luogo di salvezza, all'interno della nostra contemporaneità, a livello, nel contesto dell'arte contemporanea internazionale.